Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ciao ragazzi, eccoci qua per un nuovo video sulle pagelle di Serie A, Serie B, Premier, Bundes, tutto quello che concerne i campionati giocati in settimana. Allora, iniziamo dalla Serie A. La Serie A abbiamo un Napoli-Milan, dove mi aspettavo molto di più sia da Meret che da Magnan, nel senso che Meret sul primo gol, colpo di testa di Giroud, deve far di più perché comunque è un portiere della nazionale, è il portiere campione d'Italia. Devo dire la verità che poi si è rifatto con due buoni interventi a terra, però quel colpo di testa mi aspetto che venga parato. È uguale Magnan. Mike, devo dire la verità, che dopo l'infortunio avuto al suo ritorno, probabilmente anche fisicamente non è ancora al top, perché l'ho visto un po' anche ieri, devo dire, sia il gol di Raspadori, sia un'uscita prima dove la palla gli era scappata, ma anche col PSG in Champions. Non era il solito Magnan. È vero che da Magnan ci aspettiamo sempre il miracolo, però stiamo parlando di uno comunque dei top del ruolo e quindi mi aspetto veramente sempre qualcosa di più da Mike. Bene invece lui Patricio e Sommer in Inter-Roma. Sommer un intervento ma decisivo, colpo di testa sul colpo di testa di Cristante. E ragazzi, ricordo a tutti che Sommer è alto 1,83, quindi non è detto che bisogna essere 1,90, 1,95, 1,98 per essere dei fenomeni. Sommer è alto 1,83 e secondo me veramente in questo momento in Europa non c'è molto di meglio di Sommer, quindi grande affare dell'Inter e l'avevo già detto in tempi non sospetti. Bene anche lui Patricio, non mi fa impazzire lui Patricio, però ieri ha fatto veramente una parata molto importante col piede sul gol, secondo me incolpevole, qualcuno l'ha messo in croce perché forse doveva uscire sulla rete, quelle lì secondo me sono palle comunque molto difficili, quindi per me non ha colpe sul gol, invece molto bene, ripeto, nella parata di piede primo tempo su Thuram. Poi abbiamo non abbiamo moltissimo, devo dire, in questa giornata, però abbiamo una solita uscita strepitosa di Gregorio. Lo sapete che ormai lo sapete che io adoro l'uomo d'Igre. Ha fatto un'uscita, ragazzi, al 50° di Monza Udinese. Andatevela a vedere perché un'uscita in attacco palla favolosa, grande di Gregorio. E invece devo dire la verità che non mi sta piacendo Scufet. Come, ahimè, non mi piaceva in tempi dove già si diceva che lui era il nuovo Buffon o meno. Scufet non mi sta piacendo manco oggi. Ranieri secondo me ha fatto bene a farlo giocare perché comunque Radunovic aveva fatto qualche errore di troppo anche lui, però non mi convince, non mi sta veramente convincendo. Speravo qualcosa di più. Andiamo in Serie B. In Serie B anche qui non c'è molto da dire se non un Melgrati favoloso in Palermo-Lecco. Grandissima prestazione, migliore in campo, 8 in pagella, veramente parata super su una punizione nel primo tempo. Grandissima partita di Melgrati, Lecco ultimo che va a sbancare Palermo grazie al suo portiere. Invece non sono d'accordissimo sul 5 a Piacelli. Piacelli ha fatto il suo sui gol, mi sembra incolpevole, quindi non vedo perché questo un po' anche accanimento vedo nei confronti di Piacciali. Forse tanti vogliono Desplanche titolare, io ho fatto un video su Desplanche, l'avrete visto, anch'io vorrei Desplanche, non dico titolare ma vorrei vederlo all'opera, però questo accanimento un po' nei confronti di Piacciali, ogni minimo, non dico errore ma ogni minima cosa un pochino sbagliata, non mi piace. Invece poi abbiamo il 2-1 del Bari sul Brescia. E qua volevo solo dire, volevo fare una nota su Lezzerini, perché il Brescia con i portieri ultimamente, gli ultimi anni, non mi sta piacendo tanto, perché l'anno scorso aveva Andrea Nacci che lasciamo stare, quest'anno Lezzerini è tornato titolare, Lezzerini scuola Fiorentina, però anche lui, ecco, mi ricordo un po', scusate se
vado a nominarlo, il mio idolo, però lo devo nominare, il grande Milinkovic, mi ricordo un po' lui, c'è cioè un portiere che comunque non è mai decisivo, anche sia sul primo che sul secondo gol, ora non voglio dire che sono colpa sua, però è anche vero che diciamo sono due palle che un portiere comunque di Serie B, alto soprattutto la seconda, alto 2 metri come Lezzerini, deve fare assolutamente qualcosa in più. Quindi Lezzerini mi ricorda un po' Milinkovic, anche se poi Milinkovic contro Bologna ha fatto il suo, come al solito non ha fatto grandissime cose, diciamo che ha fatto, ecco, le parate che doveva fare, a volte non fa manco quelle, quindi bravo Milinkovic. Poi andiamo in Spagna per commentare il classico che vedeva Real Madrid contro, cioè Barcellona contro Real Madrid, qua c'è un errore molto grave di Ter Stegen. Perché sul gol di Bellingham, sul calcio da fuori di Bellingham, c'è un errore tecnico gravissimo di Ter Stegen, perché una palla così forte non va assolutamente presa con la mano di richiamo. La mano di richiamo si usa quando il tiro, diciamo, è come posso dire, una palombella o comunque un tiro non forte, ma ecco a giro, ma in quel caso assolutamente un tiro forte così non andava usata la mano di richiamo, anche se poi è una delle parate classiche di Ter Stegen, perché Ter Stegen è veramente un portiere che la usa molto e anche, diciamo, quando magari non dovrebbe, però in quel caso lì proprio era sbagliata, coordinazione sbagliata, infatti se vedete proprio si vede benissimo dal video, se voi lo andate a vedere, quando Bellingham calcia, Ter Stegen è proprio messo malissimo, proprio col corpo, non quando parte il tiro, quando va proprio ad effettuare la parata. È un errore grave per un portiere del suo livello, è un errore grave. Anche Oblak non fa benissimo, nel senso prende un gol alla fine, anche se l'Atletico poi vince, quindi non decisivo. Però devo dire che ecco, in questa giornata proprio mi volevo soffermare un attimo sul discorso Magnan, Ter Stegen, Oblak. È vero che Ter Stegen sta facendo una grande stagione, ripeto, Magnan afflitto da problemi fisici, anche Oblak nell'ultimo anno e mezzo non è stato benissimo. Però in questo momento, ecco, mi viene da pensare proprio portieri di grandissimo livello come erano una volta, che sbagliavano una volta ogni morte di papa, ce ne sono veramente più pochi. Cioè tanti errori anche in partite decisive, quindi cosa vi devo dire? Che vi devo dire, tanto per fare un nome, tanto lo volevo nominare, in questo momento non dico il miglior portiere del mondo perché è un'affermazione forte, però il portiere che mi dà più affidamento e che, se fossi presidente di una squadra, andrei a prendere è assolutamente Venom Vicario. Venom Vicario di nuovo decisivo contro Crystal Palace. Tottenham primo in classifica, sta facendo benissimo. E ragazzi, questo è un portiere che negli ultimi 3 anni, considerando che 2 l'ha passati ad Empoli, veramente che gli tiravano la non so cosa in porta, ha sbagliato pochissimo. E ripeto, fare 2 anni ad Empoli dove ti tirano in porta tanto, è vero che è facile anche farti vedere, è facile fare tante belle parate, però è facile anche fare degli errori. E vi dico, lui veramente negli ultimi 3 anni errori li potete contare veramente sulle dita di una mano. Quindi Vicario in questo momento è il top assoluto. Per restare in Inghilterra bene anche Pickford e Areola, stranamente Pickford fa una delle sue partite, perché Pickford è un portiere veramente altalenante a dir poco, però fa una buona partita, una bellissima parata anche di Areola in Everton West Ham, dove l'Everton ha vinto. Bene, per tornare invece in Spagna, bene Mamardashvili, che è uno dei portieri giovani più interessanti. È vero che prende 2 gol dove forse poteva fare di più, uno sotto le gambe e uno in uscita che qualcuno può dire sbagliata, ma è vero anche che l'attaccante è da solo, quindi lui va a provare ad andare a contrasto, diciamo, con l'attaccante, perché sapeva benissimo che se non fosse andato a contrasto, comunque l'attaccante si poteva fermare la palla e far gol. Però ha fatto veramente molto bene, sta facendo molto bene, era nei radar della Juventus, diciamo, quest'estate. Ma Mamardashvili è un portiere da seguire assolutamente. Ultima nota, anzi, le ultime due. L'ultima è sempre, diciamo, per la Spagna, è il Girona, primo in classifica con in porta Gazzaniga,
Gazzaniga, che qualcuno se lo ricorderà come secondo di Lloris al Tottenham. Quindi merito anche di Gazzaniga, volevo fare questo appunto, anche se non ha fatto grosse parate in questa giornata, però Girone è primo e quindi merito a Gazzaniga. E poi ritorno di Manuel Neuer, finalmente è tornato il numero uno, forse quello che negli ultimi sicuramente 10 anni è stato il portiere, diciamo, più forte. E è tornato, speriamo che stia bene, perché comunque anche se chi mi conosce sa che Neuer non mi fa impazzire, non mi ha mai fatto impazzire a livello di stile. Stiamo parlando di un portiere che ha rivoluzionato il ruolo e quindi sono molto contento di vederlo di nuovo tra i pali e spero veramente che stia bene per fare le ultime stagioni alla grande, come d'altronde merita la sua carriera di chiudere alla grande. Ragazzi, grazie per avermi ascoltato. Come al solito, se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa, insulti, no, quelli no, da fare, mi scrivete nei commenti. Seguite i miei canali Facebook e Instagram. Grazie. Lasciatemi piace al video, iscrivetevi al canale, non vi costa niente. Un grosso abbraccio e a risentirci al più presto. Ciao ragazzi, ciao ciao.